Allora, io sono Marcus Crone, signore e signori, bentornati nella Sky Factory 2.5. Nell'ultima puntata abbiamo messo l'Ender Curry 1000x1000 in funzione nel Deep Dark e abbiamo messo un Ender Curry in funzione nel Nether per poter fare il goal di trasformare una Nether Fortress totalmente in dirt, e quindi l'Ender Curry fa al caso nostro. Quest'oggi però, signore e signori, è venuto il momento di fare la mega batteria della Draconic Evolution. L'abbiamo già vista nella Tekken Bcraft 4 e quindi mi sono portato un pochino avanti facendo i Particle Generator e l'Energy Core, che metteremo qui, poi lo metteremo qui, questo qui, a distanza 10 se il vostro Marcus Cron ancora sa contare. E vediamo un po' se funziona. Tasto destro, tasto sinistro, tasto shift, tasto destro. Voilà. Signori, il tier 1 prende, c'ha soltanto 45 milioni. Il solo tier 1 è qualcosa di assurdo. Ma possiamo fare di più, anche perché il goal che vogliamo raggiungere è fare un tier 6. E per questo ci serve il nostro Draconic Evolution Tablet. Andiamo giù. Ma forse potrei usare questo? Potrei farlo o potrei non farlo? Dov'è il nostro Energy Storing Multiblock? Eccola qua. Allora, per fare tutto questo ci servono i pezzi di Dragonium. Vedete, per lui che dice il tier 2 Dragonium oppure Redstone. Quindi per ora io direi di fare Draconium Block. Già ce ne abbiamo 80, ma a questo punto ne possiamo craftare 1000? No, 1000 non ci abbiamo la possibilità di craftarne 1000, ma forse non ci serviranno. Facciamone 200, molto bene, grazie, vieni qui. E di Redstone, che ne abbiamo un bel po', non riesco... Oh mio Dio, Redstone... Eccola qua. Andiamo a farne anche di lei 200, tanto si fa abbastanza velocissimamente questa cosina qui. Vieni qui da zio Marcus Cron. Vieni, bella. Ok, allora il secondo tier è facile, facile, facile. Basta shiftare, fare così, fare cosà, fare così, fare cosà. E proviamo se funziona con il tasto destro, shift tasto destro. Il secondo tier porta 273 milioni, ma ovviamente, signore e signori, ancora non ci basta. Ok, ho fatto al volo un Resonant Exchanger, tanto i materiali non ci mancano per poter fare questo tier qua. E a sto punto, ragazzotti, io voglio andare a fare direttamente il tier giù finale. Se non sbaglio, nei goal ci chiedeva un tier 6, però c'è anche il tier 7, che è abnormemente grande. Allora, a me mi sembra di capire che qui ci sono 4 livelli di redstone, quindi questo è un livello di redstone. Ragazzi, ho molta paura di quello che sto per andando a fare, ma chi se ne frega della musica? No, non voglio creare la redstone, amico mio, ma voglio redstone block, creare proprio i blocchi. Fammene 200, altri 200, grazie, molto gentile, molto gentile. Quindi, andiamo a... andiamo a fare così. Madonna, io non ci capirò un cazzo. Sarà che sono proprio una sega con le proporzioni? Ma davvero non ci... Ah, eccola qua la Wanda. Davvero non ci capisco niente, niente e niente. Tu, questo qui chiudi. Questo mettiamo qui. Ok, poi queste qui devono sporgere, giusto? Non lo so, aiuto, help. Ok. E poi devono... Immagino che pure questa debba salire. Ecco qua. Forse ci siamo. Yes, yes, è un bel cubo. Ci assomiglia a quello che dovremmo fare noi. Ci assomiglia, non ho detto che ci ho preso. Andiamo a vedere poi con la... qui c'è un problems. Why fai così? Why do this? Ah, mi manca un pezzo. Mi manca un pezzaccio. Ok, questo qui tecnicamente, se lo ricopriamo, dovrebbe essere il tier 6, se non sbaglio. Vediamo un po' quanti angoli ha. Diciamo, vediamo, prendiamo questo come misura. Ce n'ha uno e poi quelli da tre. Ogni volta devi scendere, è una grossa rottura di cazzo, ragazzi. Ogni volta devi scendere. Allora, questo è... No, questo è 2. Poi... E niente. Questo è 3. Perfetto. Ci serve un altro. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Allora, 2. Questo è quello che abbiamo noi. Ma è chiuso. Accidenti. Chi cazzo l'aveva visto che...
è chiuso così. Ah, ok, qui sotto l'ho fatto. Vabbè, sono stupido, posso fare qualcosa di stupido. Ovviamente adesso devo riscrollare tutto quanto. Qualcuno picchi il creatore di sto manuale, maledetto. Livello 7, eccoci. Ok, sì. Allora, pidibim, t'abbiamo fatto. Pidibim, t'abbiamo fatto. Questo siamo così messi. Ok, allora. Devo semplicemente aggiungere... E deve diventare un coso... 5x5. Va bene. Ci proviamo. Oppo. Pop, op, 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 op. Ragazzi, per una persona come me che non è capace a fare un cazzo di bello in Minecraft, tenere le proporzioni, anche se si tratta di una sfera del cacchio, è davvero, davvero molto difficile. Lo so che sembra strano. Redstone finita. An vedi, au. Questo lo togliamo. E poi rifacciamo il nostro amico qua sotto. Op e op. Perfetto. Di nuovo. Togliamo qui. Togliamo qua. E rifacciamo il nostro amico. Madonna santa dello Carmine. Ok. Anche. No, qui ho paura a farlo. Però facciamo così. Facciamo prima questo. Poi togliamo questo. E poi ce lo mettiamo noi a mano. Così siamo più felici e più tranquilli. Che non succedano cose strane. Perfetto. Manca sopra, ragazzi. Oppela. E poi qui camminiamo. Facciamo No, non camminiamo. Facciamo tutto però volando. Il volo è un po' scattoso, un po' difficile da gestire, però è strafigo. Allora, questo qui è 2. Credo sia il quarto. Difficoltà nel ricordarsi le cose, Marcus. Difficoltà, scendiamo giù. Questo è il tier 7. Allora, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. L'ho fatto. È questo il nostro. E poi tutto intorno Draconium. Ragazzotti, ci dovremmo essere. Attenzione, perché ci ho messo 70 anni. So proprio un vecchio rincoglionito su queste cose. Shift, tasto destro. Tra 3, 2, 1. Madre di Dios. Eccola, ed è un tier 7 da 2,14 trilioni, che credo che siano milioni di bilioni, non lo so, un trilione, fammi pensare. C'è il miliardo e poi c'è il migliaio di miliardi, credo che questo sia un 2 migliaia di miliardi, che già pronunciarlo ti viene davvero, davvero da vomitare. Allora... andiamo un po', ora che abbiamo fatto il nostro contenitore, andiamo un po' a vedere come si riempie, perché chi cazzo se lo ricorda? Dunque, ci servono queste cosine qui. Sì, col glass sopra, dobbiamo ricordarcelo, esatto. To add and remove energy pylon with 15 block of the core. Yes, to activate a pylon. Sì, ok, va bene, energy pylon. Energy pylons, signore e signori. Andiamo a farlo subitissimamente. Con il corpo e con la mente, che cosa ti manca? Non mi dire che ti manca il Draconium, perché non ci credo. Ah, ok, giusto, glielo manca. Ecco qua. Guardate che questa qui è terribile, perché mi ha caricato i blocchi di Draconium mentre io ci lavoravo, quindi va bene, va molto bene. Ok, due di questi. Ed eccoci qua, pronti per mettere e dare energia a Ciccio. Facciamo un test. Diceva 15, entro 15, non lo so. Noi possiamo pure tranquillamente metterli qui. E poi dopo ne riparleremo. Allora, questo e questo, perfetto. E poi questo. Questa cosa è totalmente inaspettata, ma va bene lo stesso, non ti preoccupare, Marcus Cron. Eccoci qua. Perfetto, soltanto che Marcus Cron, come al solito, sbaglia tutte le proporzioni possibili. Ma come faccio? Cioè, ho un segreto. Sono stato segretamente picchiato da bambino con un righello, non lo so, qualche cosa. Allora, se non sbaglio basta shift, right shift, cliccare, ed ecco qui che questa dice che sembrano uguali in realtà. No, questa esce e quella entra, questa va dentro. Vediamo se è giusto il ragionamento del vostro Marcus Cron. Io metto questa qui, ok, che è vuota, e metto questa qui che è piena. Oh, attenzione, abbiamo un output. Guardate. E qui non c'è niente dentro, tranne 25k, perché stanno finendo qui dentro. Rompiamo questa.
e Ciccia assorbirà il suo milioncino, il suo primo milione, ragazzi. Bella, 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 bella. D'accordo, d'accordo. Allora, noi abbiamo un Tesseract, ma io volendo ne vorrei avere più di uno. Un Tesseract, per favore. Tesseracto, dove sei? Eccolo qua. Ok. Possiamo prendere questo? Yes. Lo vogliamo chiamare con un nuovo nome? Yes, perché no? Facciamo che questo qui, che è il 4, si chiama reattore. Reattore. Una cosa che non vi ho detto. Perché non ti chiami reattore, scusami? Amico mio? Reattore. Una cosa che non vi ho detto è che una volta fatti partire quei due cuori, beh, non stiamo messi bene con l'energia dentro casa, quindi potrebbe impallarsi tutto. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a dire che... vieni qua, bello di casa. Anzi no, gli andiamo a mettere semplicemente un altro fregno qui, che si chiama output. Aspetta, no, output è già output. Batterione, ok? Il batterione dovrebbe essere livello 6, lo andiamo e glielo facciamo entrare dentro. Ah, molto bene. Ora, io voglio che qui, ok, vada a finire l'energia per il batterione, ovvero per la ricarica casalinga che ci abbiamo noi, tutta bella tomo, no? Vediamo se qui è uscita la roba. Ci sono ancora i 2 milioni, perché non li prende, brutto bagarospo? Non li prendi? Non ti piace il Tesseract? Davvero non ti piace? Piccolo Pampini, perché non ti piace? Forse perché è pieno. Credo che sia quello il motivo motivoso, ma va bene lo stesso. Vabbè, allora sti cazzi, ragazzi. L'unica cosa che vogliamo fare è mettere qui nell'intake, non l'output, perché sennò questo si ciuccia tutte le cose di casa, ma l'output del reattore. Ok? Allora, l'output del reattore per ora non funziona, giustamente, perché è spento. Andiamo ad accendere e vediamo che sale all'immortà. E signore e signori, l'energia sbroccola dentro. Siamo già a 200 milioni. Ragazzi, vi ricordo che il goal è riempirla totalmente. In realtà diceva un 6, riempirla totalmente una batteria della Draconic. Ma noi siamo esosi e vogliamo riempire il tier finale, quindi... oh yes, ci vorrà un bel po', perché non ho idea di quanto facciano 2 triliardi diviso 1 milione ogni 20, cioè scusate, 20 milioni al secondo. Già stiamo a 1 biliardo comunque, giusto per. Prima o poi probabilmente finirò lo Yellorium. Andiamo a cercare il nostro book e togliamo se l'armatura del cartetti non si vede cazzo. Signore e signori, abbiamo build a tier 6 Energy Core e presto filleremo anche una Draconic Battery, quindi yeah, devo dire che da qui la vista è ottima, anche se penso che potrei dedicare una puntata ad allestire qualcosa d'intorno, non lo so, datemi dei suggerimenti. Signori, io sono M. Chiappola, questa puntata è durata tantissimo, ma la taglierò strenuamente, bella per voi, ciao! Non mi suicido tanto, tranquilli.